Un saluto a tutti voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ranch Simulator. Oggi andremo a giocare l'ultima parte della versione di accesso anticipato prima del rilascio della versione aggiornata dovrebbe essere rilasciata in questi giorni. Oggi è 14, quindi domani. Detto questo, io direi, se siamo quasi pronti, vediamo un po', attendiamo un pochettino prima che arrivi qualcun altro. Eccoci. Siamo anche in video. Attendiamo un pochettino prima di procedere. ULGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti. Thank you, thank you, thank you. Vediamo un po', al momento non riesco a far partire la webcam. Vediamo un attimino se riusciamo a risolvere l'inconveniente tecnico. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Benvenuti a tutti, grazie per l'hosting. Allora, vediamo un po' se riusciamo. ULGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. Allora, vediamo un po' se riusciamo a far partire la webcam. Eccoci qua. Vediamo un po'. No, non è partita. Eccoci qua. Scusate, ma ogni tanto qui accadono piccoli inconvenienti tecnici. Allora, io direi intanto di mettere un po' di musica in sottofondo. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, ben arrivati, grazie per il raid. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po' cosa c'è da fare qui. Allora, vediamo un po'
come stanno le gallinelle qua. Abbassiamo un po'. Qui. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare qualche fotogramma. Ok, perfetto. Allora, qui manca l'acqua. Perché? Ah, credo di aver capito il perché. Perché ci sono le gallinozze. Vediamo. No. Ah, ma quello è per i mangimi. Allora mi sa che non va bene. No. Devo andare a recuperare cesto per le uova. Ecco qua, dobbiamo costruire la beveratura. Hi everyone, welcome to the stream. This is the last mission on this map before the official upgrade. About the game. So this is what I need. Now I need to take some woods, plates, and build it before chicken dies. Ok, let's go, andiamo. E dicevo che bisogna cercare di perfetto. E l'abbeveratoio è completo. Thank you.
must take a look there before ok, sono le 18. Fatto molto male questo range. Allora anche qui bisogna costruire. Allora qui già l'abbiamo messi, ok, quindi già predisposto. Yet built. Allora, io avrei in realtà, ora mi sono ricordato. I remember that I have to cut some woods. A lot of woods here. Off camera ovviamente mi sono anticipato un pochettino per quanto riguarda il lavoro e quindi sono andato un po' avanti per prepararmi la live di quest'oggi. I worked off camera, so I was going on with the work to do for this live streaming. I remember this is the last streaming before the official version release. Appena saranno le 8, le 20, andremo a dormire per far iniziare un nuovo giorno qui al Dub Range. I'll wait. Will be 8 in the night, then we will go sleep and then wait a new day for a new job. Let's go. Switch off. Yam shakuka. Baby,
andiamo a caccia per vedere se riusciamo a guadagnare un po' di Now we go chase. We go hunting. Sorry for my bad English. And we will try to earn money. At the moment, this is the only way to earn money. Before I will buy goats, pigs, and so on. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Wow. Orsacchiotten, di aver visto un cervo a primavera. Lui rinascerà, cervo di montagna. Bisogna prestare molta attenzione in questa zona perché è estremamente pericolosa. We must be very careful in this area because there are a lot of bear. Bear. Occhio agli orsi. Mi raccomando. Allora, qui siamo sul lago. Dovremmo essere quasi al lago. Ok. Allora, l'area in questione dovrebbe essere qui, quindi scendiamo, ma in maniera molto spericolata. Opla. This area is very dangerous. Orsen, Sochotten, 1, 2, 1, 2. E occhio perché potrebbero sbucarne altri. Another here, there. We must be very, very careful. Corro, corro, guaglio. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia. Avevi un nome semplice. Il tuo nome era Patrizia. Eri una tipa semplice, di mezzo agli ombrelloni. Stringevi nella mano la tua frittata di maccheru. Patrizia, oh 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 oh, oh 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 oh, Patrizia, oh oh oh, oh oh oh, Patrizia.
Mi aveva quasi fregato. Allora, so now I will tag this area. Devo anche comprare le munizioni perché qua cominciano a scarseggiare. So, after I must buy ammo, because I got enough, I haven't not enough weapon. E andiamo avanti. Al momento l'unico metodo e modo per poter guadagnare è la caccia. Poi una volta comprata le mucche e i maialozzi e i maiali, poi potremo cominciare a fare le cose un po' più in scioltezze e quindi evitare queste cose qui, perché il metodo più redditizio per guadagnare in questo gioco sono i formaggi che appunto sono una gran fonte di guadagni. Allora, adesso andiamo al Best Burger. Già la grafica del contachilometri, del doppio contachilometri, è notevolmente cambiata, sia digitale che analogico. You can see the difference. So, substantial difference. You can see the speed meter. It's analog and digital. This is the first, should be the first update of this game. Questo miglioramento ovviamente, quello del contachilometri così, fa parte del primo aggiornamento. Quasi quasi, mi dispiace, ma no, proprio non ne vogliono sapere. Il mio mouse è decisamente impreciso. Mamma, my mouse is not
precision is not his best. Now I must buy some bullets. Adesso veramente sono a corto di munizioni. Appena avrò raggiunto il denaro sufficiente per acquistare le mucche, qualche maialozzo, allora cominceremo a fare le cose diversamente. Al momento però, dato che questa versione verrà aggiornata, toccherà rifare tutto, quindi my tactical is avoiding hunting, is buying some pigs and cow. So for the moment we have to chase to hunt, sorry. I think in Italian and I try to translate thinking in Italian and not in English. A volte la concentrazione manca. Allora, chiudo su, sono le 2 del gioco. Cosa devo fare adesso? Allora, io direi di I must sell the meat. I was forgetting. So like so. Il poco può fare la differenza. The little bit or the not enough can do the difference, because 2 is better than 0. Hello, ciao, Wario Gaster, benvenuto, welcome. Scusa se non ti ho risposto, ma ero molto preso qui. Ti chiedo enormemente scusa. Welcome.
Allora, abbiamo al momento abbiamo preso buona parte del mangime per i polli, sperando che possa bastare. Il pulcino qua che ci fa pio pio. Allora vediamo un po' se c'è qualcosa da costruire per i polli. So let's see if I can build anything for the chicken. Ora sono le 4 del pomeriggio. Allora, stavo pensando di visto che ci troviamo, andare a comprare due maialozzi. Mastro Birraio 1978 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Carissimo Mastro Birraio, Gran Maestro, buonasera e benvenuto nel canale. Grazie per avermi dato l'onore di averti come follower del canale. Benvenuto. Allora, il tempo è poco qua, perché devi sapere, Mastro Birraio, non so se tu lo conosci questo gioco. Praticamente, quando qua si va buio, ne ho sentito parlare ed ho visto anche un gameplay. Io però qui sto rimanendo a secco, quindi andiamo subito a fare il pieno, altrimenti qua poi quando dobbiamo andare a fare le nostre missioni diventa un problema. Ah, ma io qua mi sto allontanando. Daisy, sì, è un gioco che è particolare e mi hanno detto che è molto ma molto impegnativo. Eh sì, me ne hanno parlato diverse persone, me ne hanno parlato molto bene di questo gioco e infatti mi solletica la fantasia. È uno di quei giochi che vorrei provare. Anche tu sei giochi tipo Ranch Simulator o Farming?
Facciamo un beppino. Farming. Allora, farming. In realtà farming può sembrare complicato. Anche all'inizio non sapevo proprio come e dove metterci mano. Tant'è che all'inizio ho seguito i tutorial che sono stati inseriti direttamente nel gioco. E da lì ho iniziato a capire un po' di cose, tipo l'aratura, la semina, piuttosto che la coltura. Ci sono i tutorial che ho dovuto andarmeli a vedere. E tipo se devi preparare la razione mista, quindi il pastone per le mucche o il cibo per i maiali, tutte queste cose qua. È impegnativo. Farming è un gioco impegnativo. E io posso dirti che io ho giocato più di 3000 ore su Farming. E ad esempio, acquistandolo da Steam, ci sono gli achievement, quindi ci sono delle sorte di sfide alle quali tu cerchi di sbloccare questi trofei, diciamo così, e quindi diventa anche molto competitivo. All'inizio ti dirò che anche io un po' storcevo il naso quando ho iniziato a giocare, però poi dopo, una volta capito il meccanismo, poi mi è venuto facile. Tu quante ore hai giocato a Farming? Io più di 3000 ore, mi sa, 3500 ore. Allora, io quasi quasi libero. Questa parte qui. Voglio continuare, vorrei installare il sistema di carico dei mangimi all'interno delle strutture. E come ho visto da Miticaccio, un altro bravissimo streamer che saluto, praticamente ha messo il serbatoio per il mangime e il sistema di estrazione dell'acqua tra la stalla e il riparo per le galline. E quando si va a fare il riempimento, lo fa sia per la stalla che per i pollai, quindi è un bel risparmio. E quindi, su consiglio di Miticaccio, che saluto, cercherò di fare sta cosa qui. Qual è il tuo gioco, quello lì che ti piace maggiormente, Mastro? Io per esempio gioco anche a Sniper Elite, a Euro Truck, American Truck. Ah! Insomma, sei proprio un appassionato, quindi. DayZ. Quello, c'è un cantante, un rapper, mi pare che si chiama
JZ, qualcosa del genere. È una star americana. Allora, ti illustro in maniera abbastanza, spero, come dire, farti di un po' di farti vedere alcune novità del gioco. Allora, nell'ultimo aggiornamento ti permettono di costruire ovunque. Dopodiché c'è l'abilità costruisci dove trovi il libro, dove qui ad esempio puoi costruire delle pareti, strutture, le scale. Qui poi ci sono la sezione delle case, dove ti dice esatto, sì, dove se ci fai caso ti dice quanti assi di legno hai bisogno, quanto cemento e quanto metallo. Allora, queste sono le tavole di legno, questo è il cemento e poi ci sono, immagina, un blocchetto leggermente più meno largo di questo sacco del cemento, un po' più stretto, ci sono delle barre di acciaio. Allora, vediamo un po'. Allora, io direi di andiamo a vedere se troviamo qualcosa da cacciare. Perché al momento purtroppo il problema è che finché non riesco a comprare le mucche, gli introiti restano sempre bassini e per guadagnare discretamente purtroppo al momento bisogna andare a caccia. Quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Anche perché se io voglio o volessi acquistare una mucca, non è che posso andare con questo mezzo qui, ma devo comprare il mezzo adatto. E quindi usati paparelle, come si dice dalle mie parti, la provincia di Napoli qua. Ovvero ci vogliono altri investimenti. Allora, se non erro dobbiamo. Hai visto? È un vero stuntman. Allora, adesso andremo in una zona dove, come vedi, qui già c'è un po' di selvaggina, un'area di caccia dove solitamente si trovano anche tanti orsi. Ogni orso produce 4 pezzi di carne. Io prima sono andato al ristorante perché il ristorante, quando ha un'esigenza particolare, fa delle offertune per un determinato tipo di tipo di alimento, ecco, e quindi mette un moltiplicatore da 1,2 a 1,7, 1,9, e quindi tu più rifornisci e meglio guadagni. Daisy, devo provarla. Pivia, scusami, non sono esperto di sigla.
Però arrivato a sto punto, quasi quasi. Oh, ho visto qualcosa. Ui, guarda questo. Il mio mouse purtroppo è una zuzza. Ah! Caspita! È una sorta di full immersion nel gioco. Se non ho capito male. Interessante questo gioco, devo andarlo a vedere. Devo guardarlo con attenzione perché quando vedi un gameplay, però sai, non hai poco interesse, lo guardi così, non ne cogli e non si colgono quelle che sono. Oh, ho trovato anche un punto dove salvare. Ottimo. E niente, dicevo, scusami, devo guardarlo con maggiore attenzione perché mi sta stuzzicando la fantasia qua. Oppla. Che volo! Ho fatto il volo del calzettino. Calzettino giallo, calzettino blu. Ah, ora ti faccio vedere. Oh, caspiterina! Ora ti faccio vedere anche. E al momento sono in live, magari poi do un'occhiatina perché io quando termino la live vado sempre a guardare la chat, quindi guarderò con attenzione. Allora, queste qui sono le piastre di metallo, solo che al momento però non ne ho bisogno. Poi sempre dal canale del mitico Miticaccio, che saluto, abbiamo anche la macchina che produce vernice. E preferirei portare al termine la live, poi magari vedere i titoli. Non prenderla come una mancanza di rispetto, perché non sarebbe assolutamente la mia intenzione, però diciamo che preferirei portare al termine una cosa alla volta, così poi dopo posso anche concentrarmi meglio su tutte le cose che mi hai consigliato. Io di Battlefield ho provato il Battlefield 4 e mi ha divertito. Non sono amante del genere, io sono più per lo Sniper Elite. Ah, vabbè, ma tanto io comunque figurati. Ma tu dopo vai in live? Perché magari così passo a seguire la tua live.
Ah, quindi diciamo che sei quasi in ferie. Una piccola pausa, se non ho capito male. Ah, ok. Ho capito, eh. I soggiorni un poco particolari qua. Perché quando si rompe qualcosa è una bella mazzata in fronte. Si trova poco aperto. 12:46. Allora, arrivato a sto punto, andiamo all'emporio e andiamo a prendere i primi due maialozzi. Un maschietto. Poggiamo qui. Buongiorno carissima, tutto a posto? Vado a fare un po' di spesa. Allora, acquista. Dunque, 300 e 300, 600. Al momento però forza così. Magari la prossima sessione di gioco, perché io uso il tag just chatting soprattutto per chi magari ha bisogno di un aiuto su un gioco, allora capisce e diciamo lascio intuire che non è la live non è soltanto diciamo di colui che stream, ma è anche di coloro che durante la live del gioco possono chiedere come funziona una cosa, io trovandomi in game, oltre a continuare gameplay, insomma, faccio all'utile e dilettevole. Vive i maialozzi. Allora, scendi. Guarda come corre. Vieni. Bravo. Ora andiamo a riempire subito le vaschette qua. Bravo maialozzo, andiamo a riempire il secchio pozzo. Acqua, ok. Cibo scarseggia. E mi sa che devo comprare pure. Il
il cibo ai maialozzi. È un po' complicato. Domani esce l'aggiornamento del gioco e vediamo un po' se è cambiato qualcosa, perché rispetto alla mappa originale questa mappa è totalmente differente, diversa, non ha nulla a che vedere con la prima mappa o mappina che dir si voglia. Mi sa che devo costruire la struttura per alimentare i maialozzi. Ok, questo è fatto. Allora, questo qua quasi quasi lo lascio qua. Allora, vediamo un po' di cosa abbiamo bisogno. Allora, questa no. Granaio, grazie. cerco di non essere martellante e insomma sto cercando di creare una sorta di nuovo stile di gioco, stile insomma, un nuovo format che io ho soprannominato soft gaming, un gameplay rilassante senza urlare, anche perché non serve a niente urlare. E poi dall'altra parte almeno diciamo ci si stressa di meno, anche perché non me arba, come dicono gli amici toscani, che saluto. Perdere la voce inutilmente. Ah, qui ci vuole il metallo e cemento. Qui mi sa che ci vuole tutto metallo. Quindi bella storia. Però quasi quasi qua ci costruirei un bel pollaio. Eh sì. Allora, sempre grazie all'idea del grande miticaccio. Allora, asse di legno. Questo si potrebbe anche... pollaio medio. No, per il momento non mi conviene. Vabbè, quindi iniziamo a vedere. Allora, intanto prendo un sacchetto di mangime qua e lo inizio a versare dai maialozzi. Iniziamo a riempire un po' sta vaschetta qua. 21, ok, devo ricordarmi di... Allora, cemento forse... Ah, il cemento ce l'ho. Non 50 kg o porzione 50, ma dovrei avere qualcosa. 20. Vediamo un po'. Metallo qui. 150. 125. Bella. Bella spesa. Allora, portiamoci sempre queste indie
Non si può mai sapere. Se ci capita qualcosa a tiro, sperando che sia un urso. Almeno guadagniamo qualcosina in più. Vediamo un po' adesso se riusciamo ad acquistare un po' di barre. 150. Mi pare che 150 barre costano 250 dollari. Forse ce la faccio. Dovrei farcela. Concessionario e ristorante, e noi andiamo alla ferramenta e andiamo a comprare queste 150 barre e vediamo se riusciamo anche ad acquistare il cemento. 30 kg di cemento e 150 di barre di acciaio. Allora, vediamo un po'. Ah, 500. Allora, facciamo così. Prendiamo due sacche di cemento e sono 10 kg. 1, 2. E al momento solo questo possiamo prendere. Non si può mai sapere, bisogna affrontare qualche spesa extra. Siamo pronti a non farci trovare impreparati. Allora facciamo così, sacche di cemento mettiamo qua, non sono sufficienti ma almeno ci faranno risparmiare e andare avanti con i lavori. Cosa importante, non devo dimenticare poi di andare ad acquistare il mangime, ma questo mi sa che conviene farlo quando spunta il sole. Ribaltation. Alla salute. Ogni tanto bisogna bere qua. Grazie, grazie. E qua e poi a sinistra. Perfetto. I maialozzi mangiano molto, quelle che però fa guadagnare di più in questo gioco, non so se c'eri all'inizio, sono i latticini, i derivati del latte, formaggio, queste cose qua. So if you want to earn money in this game, you must buy cows, the cows, and you will earn not too much money, but the measure you need.
Diamo un'ultima occhiata ai maialozzi. Oh, una serata priva di... immagino, ma la TV si è rotta per via del maltempo. O perché, diciamo così, ha superato i 3 anni, dai, per capirci. Ah! Caspita, ma il ventilatore era uno di quelli lì fatti in metallo, tipo quelli degli anni 60, perché anche io avevo un ventilatore vecchio ed era pesante. Caspita, ora ho capito. Era, vabbè, oggi tutti i televisori sono LCD, quindi quelle, il ventilatore è fatto di metallo. Mi dispiace veramente tanto, che spero almeno che tu non ti sia fatto niente, perché sti ventilatori sono un po' pericolosi. Qui ci vuole ancora un po' di tempo, qua 150, ok, qua mi sa che... Ottimo, ah, ecco, quindi no, credo di aver capito. Perfetto, quindi questo mi dà il raggio di azione. Ottimo. Forse per un pelino non mi va ad alimentare le galline qua, vediamo un po'. Mi rifornisce soltanto il cibo. Ok, allora. Perfetto, andiamo a spegnere la visione. Sta cosa qua. Perfetto, questo. Vabbè, questo è più o meno. Ah, per un pelo non ci è arrivato. Vabbè, tanto qualcosina devo costruire. Quindi, riepilogando. Dove che ho fermato l'auto? Si va un'altra volta a caccia. Solitamente alterno 2 giornate, perché così si permette di far proprio questo lo devo togliere. Ok, permette agli orsi di respawnare. Non conosco il principio del gioco, però a cicli di 2/3 giornate si riproducono gli orsi, ed in quel punto dove sono stato prima se ne trovano anche più di 3 o 4. Sulla vecchia mappa, ad esempio, un paio di volte mi è capitato di beccarne 12 e avevo poche munizioni. Capita, non mi è capitato personalmente, però sono come dice Ramazzotti, sono cose della vita. L'importante è che almeno lei sia felice e tu possa ritrovare la tua serenità più presto. Non saprei. Vabbè, può darsi che la prossima volta sarai più fortunato, dai.
Scherzi a parte, mi dispiace. Eccolo l'orsacciotto. Orsacciotto? Orsacciotto? Hai visto? Ce n'è un altro lassù. Io ora li attiro tutti giù. C'è un altro qui. Occhi aperti, perché questi qua all'improvviso ci sbucano alle spalle. Orsacciotto? Vieni, orsacciotte. In multiplayer. Allora, se ti uccide l'orso. Ecco, mi stavano quasi per. Lo stavi quasi per vedere in diretta. C'è l'altro orso che non ho capito dove è andato. Se ti fanno secco, devi ricominciare la partita. Cioè, ricominci la partita. Sì, dal checkpoint, da dove è fatto il salvataggio. Quindi praticamente, o quando vai a dormire, oi oi oi, 1, 2, 3, 4. Quando si va sulla tenda, poi ti faccio vedere. O quando vai a dormire, il gioco ti crea un salvataggio. E quindi tu automaticamente ritorni indietro. Quindi è come se io, nel caso in cui dovessero far fuori il personaggio, dovrei respawnare vicino al letto, è come se mi fossi appena svegliato. E all'inizio un paio di volte mi è capitato. Hai visto, no, come facevo adesso, orsacchiotto, anzi dicevo orsacchiotten, vieni qua. E poi sono rimasta senza munizioni e mi ha fatto la pella. Eccolo uno, ne vedo un altro là. Questa è l'area più pericolosa della mappa, dove è piena d'orsi. Orsacciotte, vieni. Orsacciotte. È la tecnica che uso oramai da sempre. È quella di attirare l'orso verso il veicolo, perché mi permette di recuperare i pezzi di carne in maniera più rapida, piuttosto che muovermi con il mezzo. E quindi orsacciotte un paio di volte mi hanno fatto la pella. Questa mi stava per fregare, perché credevo che fosse incapsulaten, invece è vivo e vegeto. Poi la cosa di questo gioco è quando vedi un orso fermo vicino all'albero, non è che gli ha fatto la pellam, ma è che si è appoggiato lì e lui appena ti vede ti corre dietro. Sempre per esperienze passate, un sacco di volte mi hanno fregato. L'ho visto, io ho voltato le spalle e me ne sono andato tranquillo. Poi all'improvviso mi sono trovato un paio di graffi non indifferenti dietro la schiena. Quello bastano tre colpi e mette KO. Infatti, se ci hai fatto caso, lo schermo si riempie di sangue. E quello ti fa capire che ti stanno per fare la cartella. Allora, io direi di andare avanti. Raccogliamo la carne, come dice il mitico amico mio Fernbus dalla Toscana, e un altro amico streamer molto divertente. Magari se ti va, passa a trovarlo. Si chiama Fernbus08. L'immagine del canale è un autobus. Faccio un po' di, come dire, un po' di promozione pure agli altri amici streamer. Non sono. Sì, Fernbus08. Se vai nelle informazioni del mio canale, la trovi nei canali consigliati.
Fernbus 08 è un carissimo amico. E infatti io con lui, quando finisco la live, occhio che là mi sa che questo mi fa la pelle. Quando finisco le live, poi mi vado a rilassare, a divertire con lui, perché devi sapere che l'amico Fernbus, oltre che essere un bravo streamer, è anche un comico, diciamo così. Non, gioca seriamente, ma non seriosamente. E quindi, soprattutto quando porta. Sì, quando porta poi il gioco dell'autobus, e là io mi scombiscio dalle risate. Non è un personaggio Fernbus, è lui che è così, è spontaneo. Vedrai che ti divertirai. Poi quando vai in live da lui, se non sono anche in chat, mandagli saluti da parte mia. Scusa, solitamente lui inizia la live alle 19. Quindi io, quando finisco lo stream, dopo poi passo, io vado a fare il raid. Però ho detto, è proprio come si dice dalle mie parti, Fernbus è un spass, cioè ti diverti. È un simpaticone, poi avrai modo di conoscerlo, cioè conoscerlo come streamer, oltre ad essere una bravissima persona. Io in realtà il server Discord l'ho fatto, però siccome non sono come dire, uno streamer di quelli lì famosissimi, insomma, ho la fortuna di aver trovato persone come te, gli streamer, diciamo i follower che fino ad ora non mi hanno veramente, non mi hanno e non mi avete dato mai alcun problema, perché veramente persone per bene, sistemate. Però ne terrò conto, insomma, qualora il canale dovesse crescere e fare più visualizzazioni, ti terrò presente. Ed è arrivata anche l'autunno. Guarda come piove. Però devo farti vedere come sto vestito. Adesso tu vedi, adesso addosso una giacca e poi un paio di short, un paio di pantaloncini. Perché qua bisogna sempre correre. Allora, ecco qua. Come ti ho accennato prima, questi qui sono i prodotti che richiede il ristorante e che ti offre un surplus. Ad esempio, se avessi avuto la cagliata, carne di gallo o salsiccia di maiale, mi avrebbero pagato per ogni singolo pezzo quasi 2 volte, quasi il doppio del prezzo. Poi c'è da fare una distinzione: salsiccia di maiale è quella che tu prendi la carne, anche non so se nel gioco parlo. Perché all'inizio facevo l'errore. Quando dice salsiccia di maiale, non deve essere appesa ed essiccata, perché se viene appesa ed essiccata, 405 dollari. Se viene essiccata non è più salsiccia, ma è salame. Direi arrivato a sto punto,
di tornare subito al ranch qua, perché mi faccio una spugna d'acqua, mi faccio gigig. Mi sa che ho sbagliato strada. C'era una colonnina, quindi dovrei tornare indietro. Eh sì, il parcheggio, ecco qua. E qua in questo gioco quando piove, piove di brutto. Ah, io devo andare all'emporio, devo andare a comprare il mangime, me ne stavo quasi dimenticando. Però aspetta un attimo, quanto c'ho? 539 dollari. Vediamo un attimo come stanno messi qua prima di spendere. L'acqua c'è, le porzioni di... no, mi sa che è il mangime. Ok, adesso stiamo a posto. È nato pulcino, un pulcino, però pulcine, pulcine. Mammina sta qua. Mamma mia, c'è sta una tempesta qua. Come si dice a Napoli, ho patapate l'acqua. Ma ah, eccola qua. Collinella. Andiamo qua. E 23. Allora diamo un'occhiata ai maialozzi. E loro sporcano. Acqua. Ok, cibo, vabbè, qua è il cibo. Quindi per forza devo comprare per forza il mangime. Oh. Mannaggia, ecco qua il mouse mio, è la schifezza della schifezza dei mouse. Allora, restano 100 pezzi di metallo, qua ci vogliono. Mamma mia. Vediamo se riusciamo a cacciare qualche altra cosa. Anzi, quasi quasi mi finisco di tagliare le tavole qua. Però prima devo andare a recuperare la tanica di benzina per la sega. Now I have to cut wood under the storm. Copata pata l'acqua. Facciamo passare un po' di tempo così. Ma ti ho visto qua che tempesta c'è qua. Però i miei capelli sono tutti belli composti. Tutta questione di gel. Cutting the wood under the storm
is not my favorite sport, but I have to let passing by the time. I can do nothing in this moment. I can do nothing. Pizzichia. It's raining. It's raining, man. Hallelujah. It's raining, man. La salute. Cheers. Cin cin. Abbiamo quasi finito. We are finishing cutting the wood. Is this the world we creating? Na 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 na. Is this the world we creating? E porto tre rot, o tre rot rabbiance, scendi quattro mattine, e questo è l'ultimo, last one. E porto tre rotte. Io guido la pecarne.
Direi che si può spegnere qua. Ma allora facciamo una prova. Let's try. Quindi qui non è possibile salvare il checkpoint. Not on this position. You cannot save the game. But where is the bus stop? You can save the game. Save your checkpoint. Dovrei mettere... Vediamo se riesco a mettere i neon qua fuori. Vediamo un po' se là ci vuole. Almeno all'entrata, the entrance should be. Adesso poi, la mattina, devo andare assolutamente all'emporio a comprare il mangime. I must go absolutely at the Emporium to buy some food. Possible at the moment, sorry. Allora qui abbiamo detto 20 di cemento. Andiamo all'emporio. Now let's have a check if there is a bus stop and we will try to save the game. È meglio avere qualche proiettile in più, perché in caso di attacco da parte degli orsi bisogna evitare l'effetto sorpresa. So I say that it is very important to have
more bullets and not less. In case of a pure attack, become very dangerous. So, cavolo, questo non è buono. Allora, da un po'. No, I must go to the gas station. At the gas station. Andiamo a fare il pieno qua. Proviamo a vedere. Questo dovrebbe essere un checkpoint. This should be a checkpoint, and it is a checkpoint. Nice. Ok. La gas station sta là, quasi quasi. Faccio una capatina al solito posto. Ottimo, abbiamo visto che gli sviluppatori hanno aggiunto alla mappa la possibilità sulla mappa, non so se prima ci fosse, comunque danno la possibilità di poter salvare il checkpoint da punti diversi. Una Fiat Uno. This is a Fiat Uno. A very old Italian car. So, no. Let's go there. Yamala. Vediamo se. Anzi, no. Not now. I must see if chicken or a pig. Pigs need food. I was forgetting this. I try to fall. Chicken.
Facciamo un po' di pulizia. Let's clear the area. Ok. Adesso andiamo a verificare. Vediamo un po' se c'è qualcosa da cacciare. No, jeez. To hunt. We go hunting. Amici ascoltatori, allegria! Vuoi la busta numero 1, la 2 o la 3? Grande Mike, buongiorno. Che da diversi anni ci ha lasciati. Pam para pam. E porto 3 road. O 3 road rabbia. Okay, so all the bus stop on this map, on this game, where you can find the bus stop, it is like a checkpoint, so you can save the game. Quindi riepilogando, quando trovate una fermata dell'autobus, potete salvare, effettuare un salvataggio del gioco. Sono dei punti di salvataggio. Saving game. Play the game, play the game, play the game. Orsacchiotten. Orsacchiotten. You. Vieni, orsacchiotten. We must take. We must have open eyes like this. A flat gag. Sotto sta canzone. Ho fatto il yellow submarine. Porto 3 round. Ho 3 round, ora piaccia mascita e qua. Mascita e qua. E qua ta ma dai. Ecco che vado di qua te 10. Oh, orsacchiotten. Dov'è che stavo con la macchina? Where I parked the car? Orsacchiotten, come here. Fringuellotzen, vieni. Fringuellotzen, non lo vedete? Boom, boom, boom. This is the hardest part of the game.
For the first part, you have to hunt for earning extra money. I believe I can fly. I believe I can fly. Ay ay ay. Ay ay ay. Turista fai da te. Orsa Jotten. Orsa Jotten. Vieni, Orsa Jotten. Orsa Jotten. Run, run. Orsa Jotten, come here, come here. Where is my car? The car is here. Bam, bam, bam. This is the most dangerous part of the game. 1, 2, 3, 4. And do. So now I'll. I will check easily the look for the tag on map for finding the challenge, the checkpoint or Charlie point over. This area is very, very dangerous. So, near the farm, wherever you are, I believe that heart will go on. You must be very careful, moving in this area. Bisogna prestare un'attenzione molto alta quando si arriva in questo punto della mappa. Near the farm, vicino alla ranch, alla farm, alla fattoria. I believe I can fly. Dovrebbe essere. L'aria dovrebbe essere libera. Allora, arrivati a questo punto, direi di andare all'Emporio. Pardon. Al Best Burger a vendere la cacciagione. Now we go to the Best Burger selling the hunt meat, the shoot deer and money. I go here and checkpoint. Yeah.
No. Prima vendere. Vendiamo prima, vediamo cosa riusciamo a recuperare e poi vediamo eventualmente di acquistare le barre di acciaio. So I'll now I'll sell the meat first, then I'll try to buy some steel bar. Metal bar. Polpette di maiale. 180 dollari. $180. I know it is not too much money, but it's always money. Vediamo un po'. Allora, 500. No. Allora, 10 barre. Non risica, non risica. We have to try. It's a very hard placing goods, the goods on this car. È proprio un'impresa a volte. Ok, direi di andare a casa adesso. Andiamo al ranch. Ranch. Ranch, ranch, ranch. Ranch in giù. E porto tre rods. Ma sto sbagliando completamente strada. Però vediamo se si vede. No, lasciamo stare, va, ritorniamo a casa. Let's go back home now.
Siamo arrivati, we are arrived. Ui, super presidentissimo. Ui, mi sono incastrato qua. Buonasera, presidentissimo dei trasporti. Anzi, ministro, giusto? Promozione a ministro. Ah, sei arrivato appena in tempo qua. Sto mettendo a posto un po' la situation comedy qua. Allora, sì, direi di investire maggiormente qua. Sto preparando quelli che sono, questo è il silos del grano dove poi verrà messo tutto. Tutto il mangime per i maialozzi che sono qui dentro e che sono pure belli cresciuti. Dobbiamo vedere soltanto un po' se esce il cucciolo qua. Allora, diamo un'occhiatina prima di chiudere la live. Allora, qui ci sta, qua ci sta. 19. Caspiterina, ottimo. Ma che fai, mi dai dell'essi? Eh no, tu sei il presidentissimo, sei tu, quindi largo. Ok, spiterina, meno male che ho preso il mangime. Perfetto, a disposition, director. Amici che state guardando la live e voi che guardate il video su YouTube, passate sul canale dell'amico Andrea80Biella, il canale Twitch dell'amico grande presidentissimo dei trasporti. Please, if you like, take a follow to my friend Andrea80Biella, to his channel here on Twitch. A follow is free. I recommend you him. Ragazzi, mi raccomando, followate l'amico, il grande Andrea. Ovvia. Ok, io direi che questa live del gioco Farm Ranch Simulator termina qui. Domani, il 15 luglio, ci sarà il rilascio della versione ufficiale. So thank you for watching this video. This is the last video about the early access version. Tomorrow, 15 July, will developers will release the last version, the official version. So
Next Tuesday we will see if there is any difference. Dopo l'aggiornamento, martedì, pardon, mercoledì prossimo verificheremo se ci sono delle differenze. So, sorry, not Tuesday, but so many thanks for watching the video. Please take please follow. Grazie a tutti per essere stati qui. Per chi è interessato ad acquistare il gioco Ranch Simulator, per chi guarda questo video YouTube, in descrizione troverete il link per acquistare il gioco scontato. So if you want to buy the game discounted, you will see, you will find below in the description, you will find the link for buying the game. So, thank you very much. Grazie mille. And statevi buone. Ciao ciao. Bye bye. Thank you.